internazionalmente. Buongiorno a lei, don Ricossa, e grazie per aver accettato questo incontro e gli altri che ci saranno. Abbiamo infatti pensato di incontrarci ogni 2 mesi circa e per ogni incontro si affronteranno argomenti meritevoli di essere divulgati. Ogni incontro sarà suddiviso in 3 parti, una parte che riguarderà fatti storici di una certa rilevanza, con tutte le conseguenze anche religiose, politiche e sociali, una parte relativa alla dottrina cattolica ed infine una parte legata alle iniziative dell'Istituto Mater Boni Consili, di cui lei è il superiore, comprese le iniziative editoriali. Nell'incontro di oggi affronteremo il tema del protestantesimo. La domanda che le faccio è questa: cosa rese possibile la nascita del protestantesimo? Beh, i fattori sono tanti, evidentemente forse è difficile riassumerli tutti. Bisogna quindi andare a prima del protestantesimo, in quello che l'ha preceduto. Per esempio, uno dei fattori è stata la diminuzione dell'autorità del papato dovuta al grande scisma. E quindi anche prima del grande scisma la cattività di Avignone, in seguito il grande scisma e poi anche tutti i problemi dovuti al Rinascimento, l'umanesimo e il Rinascimento, sia per l'influenza che hanno avuto sulla vita della corte romana, della Chiesa, sia per l'influenza che hanno avuto nella società. Malgrado la differenza di dottrine tra Erasmo e Lutero, senza Erasmo non ci sarebbe stato Lutero. Ma Erasmo è stato un po' quello che Voltaire è stato alla Rivoluzione francese, possiamo dire. C'è stata anche la decadenza della scolastica, cioè della filosofia cattolica medievale, quella di San Tommaso, che è stata soppiantata da altre filosofie che hanno aperto al pensiero moderno e conseguentemente questo è collegato anche con l'umanesimo, con l'Erasmo di cui abbiamo parlato prima. Ci sono stati degli eretici che hanno preceduto Lutero e che hanno già portato molti pensieri di quel genere, come Wycliffe in Inghilterra, Hus in Boemia. C'è stata anche l'influenza nell'ambito del Rinascimento, della diffusione del pensiero neoplatonico, cabalistico e gnostico, e Lutero ha una grande influenza nel pensiero gnostico. Poi naturalmente ci sono anche fattori politici, c'è stata la debolezza dell'impero di Carlo V, le colpe e le responsabilità anche di Carlo V, non ha preso le misure energiche che bisognava prendere, tanti fattori che messi assieme, uniti a quell'imponderabile della storia e col permesso divino che ha i suoi scopi e aveva i suoi scopi, che hanno dato la riforma protestante, la pseudo riforma protestante. Ecco, ma che cosa permise al protestantesimo di tra virgolette avere successo? Cioè, qual è il contesto in cui si trovò, trovò proprio le balie, insomma, che poi lo levarono in qualche modo? Alcuni degli aspetti di cui abbiamo parlato prima. E poi naturalmente ci fu anche l'appoggio dei principi tedeschi con sentimento antiromano da un lato e con l'intenzione anche di mettere le mani sui beni della Chiesa. Bisogna dimenticare questo fatto, perché così con la Rivoluzione francese, così con il Risorgimento italiano è stato un grande fattore, perché purtroppo gli uomini si fanno attirare sempre dalle stesse cose. Uno di questi naturalmente sono i denari. Poi c'è le persone. Allora, a un certo punto c'è un Lutero, naturalmente avrebbe potuto essere un altro, senza dubbio, però c'è stato lui. Il successo, dove hanno fallito, dove Hus per esempio ha miseramente fallito, Lutero invece ha avuto successo. Non poteva averne, non avrebbe potuto averne in un contesto storico diverso, su questo non c'è dubbio, senza gli aiuti, i sostegni anche politici che ci sono stati in suo favore, senza appunto, come abbiamo detto prima, la debolezza di Roma. A volte sono degli imponderabili, una responsabilità, ahimè, quindi bisogna darla appunto a Carlo V, che non è stato sufficientemente o non ha potuto essere sufficientemente fermo
nel opporsi a questo eresiarca. Bisogna dire che le cose sono state in bilico a lungo tempo, solamente dopo un bel po' di tempo che il protestantesimo è stato assicurato della sua sopravvivenza. Ecco, lei dice portar via i beni della Chiesa. Da quanto io so, i beni della Chiesa avevano prima delle destinazioni, poi in realtà che fine fecero questi beni della Chiesa? E questo che impatto sociale ebbe, Don Francesco? Ma la Chiesa fin dal principio è stata, potremmo dire, l'unica causa dell'aiuto e del sostegno a tutte le miserie della umanità. E d'altronde lì bisogna risalire indietro nei secoli per capire la grande novità che è stato portato da questo fatto. Per esempio, quando Giuliano l'Apostata si mise in testa di restaurare il paganesimo dopo che Costantino aveva messo la religione cristiana, cattolica, un po' come la religione imperiale, e lui comandò ai sacerdoti pagani di occuparsi anche loro di aiutare i più poveri, delle opere di misericordia e di carità, e loro ridevano perché nel paganesimo questo era inconcepibile. C'è nella storia del martirio di San Lorenzo è proprio questo fatto, che in quanto diacono della Chiesa romana era considerato il custode dei beni della Chiesa, i persecutori pagani volevano metterci le mani sopra, lui portò tutti i poveri di Roma, di cui avevano la lista, li conoscevano quartiere per quartiere, parrocchia per parrocchia, e dice: questi sono i tesori della Chiesa, aveva già distribuito tutto. Naturalmente questa grande opera che la Chiesa ha sempre avuto, pensiamo che gli ospedali li ha fondati la Chiesa, eccetera, tutte le opere di beneficenza. Bisogna anche dire naturalmente che con l'indebolirsi dello spirito cristiano, e ritorniamo alla questione del Rinascimento, dell'umanesimo, indebolirsi dello spirito cristiano, l'indebolirsi del fervore, della santità, degli ordini religiosi che erano in decadenza a causa anche della pratica delle commende, eccetera, e evidentemente anche questa funzione sociale che veniva dallo spirito di carità cristiana era diminuita. E poi abbiamo visto invece con la Controriforma una rinascita straordinaria, perché parliamo della riforma, ma bisogna parlare anche della Controriforma, cioè di quei tantissimi meravigliosi santi che hanno non solamente restaurato ciò che c'era prima, ma raddoppiato, possiamo dire, quello che la Chiesa ha sempre fatto. Tutte cose che adesso sono assolutamente dimenticate. I bambini, i giovani, i ragazzi che seguono le nostre scuole di oggi praticamente si sentono raccontare, a proposito della Chiesa, che è stata operatrice di misfatti per tutto il corso della sua storia, come un mostro, anzi diremmo l'unico mostro della storia, o quasi l'unico mostro della storia. Sì, viene presentato esattamente. È esattamente così, ai miei tempi non era ancora così, ma adesso così viene presentata. Sì. Ecco, lei prima diceva l'umanesimo, possiamo fare una parentesi sull'umanesimo e dire in sostanza che cos'è, visto che oggi poi si parla di neo-umanesimo, in cosa consiste l'umanesimo? Anche lì consiste in tante cose, non solo in una. Si dice appunto era questa fine dei tempi della barbarie, cioè il Medioevo, considerato appunto il termine Medioevo, un'età di mezzo che non ha altro nome tra gli splendori della civiltà classica pagana e il ritorno a questo medesimo splendore con l'umanesimo. Ma in realtà l'umanesimo non è quello, e molte persone per esempio immaginano un Medioevo fatto di superstizioni, un umanesimo è il trionfo della ragione, ma invece chi ha studiato un pochino, frequentando anche solo l'università eccetera, sa benissimo che il pensiero magico è tipico di questo periodo, il 500, il 400, il 500, per esempio immette potentemente il pensiero magico, il ritorno della magia, sia quella pagana, sia quella ebraica, che vengono in genere da Oriente, perché quando i musulmani hanno conquistato Costantinopoli, ecco che tutto quello che c'era nell'Oriente bizantino si è riversato in Europa.
E quindi c'è stato anche, pensiamo a Pico della Mirandola che diventa un cabalista. I cristiani credono di trovare la sapienza negli insegnamenti rabbinici e che cosa trovano lì? Gli antichi insegnamenti della gnosi, il pensiero neoplatonico. È la stessa cosa, era quel pensiero che con Plotino, Porfirio, eccetera, combatté il cristianesimo da un punto di vista filosofico, erano i due giganti che si combattevano e anche questo ritorna in massa. L'irrisione verso le virtù cristiane, per esempio i religiosi, i monaci, la penitenza, i voti, se pensiamo a Erasmo c'è tutto questo, uno spirito satirico e irrisorio nei confronti della religione cristiana, Machiavelli che dice che il cristianesimo ha infrollito, ha indebolito uno spirito di viltà, uno spirito nei confronti invece delle virtù pagane che dovrebbero ritornare in auge. Ecco, l'umanesimo è stato tutto questo con questa idea che l'uomo è centrale, che l'uomo è praticamente una specie di nuova divinità. Quando Paolo VI, chiudendo il concilio, dice anche noi abbiamo il culto dell'uomo, rivolgendosi agli umanesimi moderni, agli umanisti laici, esprime un po' quello che in ritardo è diventato il pensiero modernista, che poi l'esito finale di questo umanesimo è stato invece affermare che l'uomo altro non è che una scimmia e che le bestie hanno la stessa dignità, se non una dignità superiore di noi uomini. Adesso pare addirittura superiore. Superiore, sì, sostanzialmente sì. Quindi si arginò in parte questa riforma, che poi non fu una riforma, era una rivoluzione. Una rivoluzione che poi fondamentalmente è anticristiana. Lutero era ancora vivo e i protestanti estremisti, che però seguivano la sua logica, giunsero a negare la Trinità e arrivarono a una specie di cristianesimo razionalista, pensiamo agli unitariani, a Socino e compagnia, gli eretici italiani, che poi sono i padri della futura massoneria, e quindi il cristianesimo era praticamente distrutto dalle fondamenta, per cui Lutero nasce con la storia Bibbia, 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 e si arriva alla fine che la Bibbia viene buttata via, ecco, praticamente. Le particolari, le principali, anzi magari riassumiamo brevemente, le principali eresie di Lutero, quali erano, quali sono? Nelle scuole ti insegnano solo che Lutero se la pigliava con i costumi corrotti della Chiesa, e che è una cosa ridicola perché i costumi che ha introdotto lui erano ancora più corrotti. Non vedo cosa ci sia di pio nel far fuggire una monaca in una botte di birra e prenderla in moglie, insomma. In realtà pochi sanno che il cuore del protestantesimo, della dottrina protestante, è nella dottrina della giustificazione, in cui adesso è stato firmato un documento nei quali cattolici, tra virgolette, e protestanti si dicono d'accordo sull'essenziale della dottrina della giustificazione. Oggi è un tema che non solo ai laicisti, ma anche ai cosiddetti cristiani di oggi non interessa assolutamente, se non gli evangelici che ancora ti dicono, la semplificano al massimo dicendo tutto mi andava male e quando però ho fatto di Gesù Cristo il mio salvatore personale, ecco che il mondo mi ha sorriso, sono diventato ricco, felice, bello e tutto va bene. La teoria della giustificazione vuol dire in teoria, cioè come poter diventare giusto davanti a Dio, no? Quindi avere il perdono dei miei peccati. E per un cristiano, per un cattolico, è qualcosa di centrale, è anche il ruolo della grazia. Ebbene, per Lutero viene fuori una mostruosità perché per lui l'uomo rimane sempre peccatore. I nostri peccati non ottengono perdono, l'uomo rimane un mostro perché non può fare che il male, ma nello stesso tempo diventa giusto e quindi nello stesso tempo giusto e peccatore, non perché quindi incomincia una vita nuova, con il sostegno della grazia di Dio inizia, prima faceva il male, adesso fa il bene, continua a fare il male perché l'uomo non può fare altro che il male, solamente che Dio nasconde i suoi peccati, le sue miserie sotto un mantello
che sono i meriti di Gesù Cristo. Quindi la grazia di Dio, perché si dice Lutero, grazia, 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 in realtà la grazia la distrugge, perché è qualcosa che non esiste dentro di noi, ma è solamente al di fuori di noi, la grazia estrinseca, e che consiste in Dio, nel fatto che Dio, invece di condannarci come meriteremmo, decide di considerarci amici suoi per un atto di pura volontà di Dio, a una condizione, che noi riconosciamo che Gesù Cristo è il nostro Salvatore personale. Per i cattolici questo è uno dei peccati più gravi, peccati contro lo Spirito Santo, cioè la presunzione di salvarsi senza merito. Io potrei salvarmi, essere gradito a Dio senza nessun merito, senza fare il bene, anzi continuando a fare il male. Quindi una dottrina più distruttrice di ogni morale cristiana e naturale in fondo non si può trovare. Questo non vuol dire che non ci siano protestanti che vivono rettamente, questa, a modo loro, questa è un'altra questione, ma certamente non è perché è il protestantesimo che glielo detta, ecco. Quindi il fondamento è quello lì, e poi tutto il resto viene da questo, perché se non bisogna più fare opere buone di nessun genere, allora non devo più, non c'è più la vita ascetica, non c'è più i sacramenti, non c'è più, poi naturalmente c'è il rifiuto della messa, del sacrificio della messa, il rifiuto dei sacramenti, il rifiuto della Chiesa, dell'autorità del Papa, eccetera. Ma il cuore del protestantesimo è questa dottrina della giustificazione. Bene, si fa per dire, con il protestantesimo si arrivò poi, più avanti, a quelle che furono definite, sono definite le guerre di religione. Vedremo magari la prossima volta come iniziarono, che cosa portò a queste guerre di religione e poi quella. Quindi vedremo esattamente un po' che cosa nacquero queste guerre di religione, che cosa comportarono, come si arrivò al trattato di Westfalia e che cosa ha comportato questo trattato per l'Europa in sostanza. Grazie. Prego. Passiamo adesso alla seconda parte di questo nostro incontro. Si diceva prima, dicevamo a telecamere spente, che c'è un grande diffondersi, divulgarsi di filosofia orientale, l'evoluzione dell'uomo, la crescita, eccetera, eccetera. Io le confesso che solo qualche anno fa ho scoperto una cosa per me meravigliosa, che sono le quattro virtù cardinali, di cui conoscevo semplicemente il nome, ma non avevo mai approfondito. In realtà, dentro quelle quattro virtù, non quelle teologali, ma quelle cardinali, c'è racchiuso un mondo. Cioè, sono veramente, mi scusi se la chiamo così, un nome improprio, delle vere e proprie linee guida per la vita. Ce ne vuole un po' parlare, don Francesco? Senza dubbio. Allora, cioè, la vita cristiana è la pratica della virtù. Bisogna praticare le virtù e, infatti, i santi canonizzati si dice che sono tali perché hanno praticato le virtù in maniera eroica, quindi al di sopra delle forze umane. Allora, come giustamente ha rammentato lei, le virtù possono essere virtù teologali, sono tre, fede, speranza e carità, e poi le virtù morali. Le virtù morali sono numerosissime, ma si mettono tutte quante sotto l'ombrello, potremmo dire, di quattro virtù che sono chiamate cardinali, sono come il cardine, cioè che regge tutte le altre virtù. Allora, gli antichi, parliamo dei greci, dei romani, quindi degli filosofi antichi, hanno scritto moltissimo sulle virtù. La filosofia antica, Aristotele stesso, intende la vita dell'uomo, la degna di essere vissuta, una vita virtuosa che ha come scopo la pratica della virtù. E quindi conoscevano e molto hanno detto delle virtù cardinali o morali, insomma, che sono la prudenza, la giustizia, la forza e poi la temperanza, dette in ordine di dignità, di importanza. La forza, la fortezza.
la forza o la fortezza e la temperanza, sono quindi in ordine, la temperanza è più in basso ma è importantissima, e poi abbiamo la prima che è la auriga virtutum, quindi quella che guida tutte le altre virtù, senza la quale non ci sono virtù, è la prudenza. D'altronde le virtù sono tutte connesse, per cui se ne hai una in maniera perfetta le hai tutte, e se te ne manca anche solo una non ne hai nessuna, almeno in maniera perfetta. Queste virtù morali erano note anche agli antichi, mentre invece erano ignote agli antichi le virtù teologali, che hanno per oggetto diretto Dio. Le morali invece è l'uomo, bisogna governare noi stessi secondo ragione. Mentre le teologali erano ignote agli antichi perché sono sovrannaturali, invece le morali erano note anche agli antichi filosofi, anche se il cristianesimo gli ha dato un punto di vista diverso. Queste virtù morali sono nella religione cristiana, sono però doppie, perché possono essere di due tipi: acquisite o infuse. Acquisite coi nostri sforzi. Infatti una virtù serve a perfezionare i nostri atti buoni. Praticamente noi abbiamo nel nostro organismo l'anima, la quale ha delle facoltà. Queste facoltà sono come delle potenze che ci permettono di agire: l'intelletto, la volontà e poi le parti inferiori, concupiscibile, l'irascibile, eccetera. Da queste facoltà vengono degli atti, no? Che hanno degli oggetti. Ora, per poter compiere gli atti in maniera facile, in maniera anzi persino piacevole, abituale, eccetera, ecco che vengono quelli che vengono chiamati degli habitus, cioè delle abitudini. Le abitudini buone sono le virtù e le abitudini cattive i vizi, perché l'altra faccia delle virtù sono i vizi. I vizi sono fondamentale, sarebbe installare queste abitudini fin da bambini. Allora, ecco, le abitudini, l'uomo agisce moltissimo per le abitudini. Allora, le abitudini vengono, se sono acquisite, dalla ripetizione degli atti. E solo la ripetizione degli atti, sia nel male, per acquisire un vizio, non basta fare il male una volta, bisogna farlo ripetutamente, sia nel bene. Ed è più difficile persino acquisire la virtù con la ripetizione degli atti buoni, in fondo diventano come una seconda natura. Questo per le virtù acquisite dai noi con i nostri sforzi. Ma poi ci sono le virtù infuse, cioè come c'è una prudenza acquisita, c'è una prudenza infusa, come c'è una fortezza acquisita, c'è una fortezza infusa, infusa cioè da Dio. Ora, il bambino cattolico, cristiano, battezzato, riceve tutte queste virtù infuse nel battesimo: fede, speranza, carità e le quattro virtù cardinali, con tutte le altre virtù che gli fanno corteo assieme. Poi però ci sono anche le virtù acquisite, queste non possiamo farle con ripetizione degli atti nostri. E allora questo è bene, come dice, farlo fin dall'adolescenza. Don Bosco, per chi va a Torino, ci sono una specie di porticato con delle citazioni che Don Bosco fece mettere, e quella che ripeteva sempre: è bene per il giovane portare il giogo fino dalla sua adolescenza. Prima si imparano quindi le abitudini buone e più a lungo, in maniera duratura, restano poi per tutta la vita. Quindi l'educazione ricevuta da bambini fin da piccoli è di importanza assoluta. Questo molte volte i genitori se lo dimenticano, e dimenticano che facilmente si prendono abitudini buone o anche abitudini cattive. Naturalmente la virtù acquisita e puramente naturale vuol dire agire secondo la retta ragione, cioè conformemente a quello che fa la dignità dell'uomo, che è la ragione umana. Poi però c'è qualche cosa che è al di sopra, che è qualche cosa di sovrannaturale. Abbiamo un lume al di sopra di quella ragione, che è quello della fede. Sarebbe, può suggerire qualche testo importante sul quale magari approfondire? Chi ha scritto meglio delle virtù, come in tutte le altre cose, è San Tommaso. Nella Somma c'è un'edizione
tradotta da Padre Centi, che è veramente ottima, con ottime note. Hanno recentemente fatto una nuova traduzione domenicani italiani, che non so se è apprezzabile come quella di Padre Centi. Se no, un compendio, oltre al Catechismo del Dragone che abbiamo stampato noi, qui lei forse fa allusione, che è ottimo e che veramente è alla portata di tutti. Se no, invece, per chi vuole studiare un po' di più, approfondire un po' di più, c'è il libro di Royo Marin, un domenicano nostro contemporaneo, edito dalle Paoline, adesso il titolo mi sfugge, Perfezione della vita cristiana, mi sembra, che è veramente ottimo e spiega proprio con quel rigore logico di San Tommaso, con un ordine perfetto, tutto, diciamo, questo organismo naturale e sovrannaturale dell'uomo, dove si vedrà che il ruolo della ragione nell'ordinare la vita morale dell'uomo è qualcosa di fondamentale, perché bisogna ricordarsi che la vita morale è innanzitutto conforme alla ragione. Molte volte le norme morali ci sembrano un arbitrio o addirittura un inciampo, un ostacolo, un tabù, come viene detto, e invece è sempre far prevalere nell'uomo, alle nostre passioni più istintive, che non sono da disprezzare, fanno parte dell'uomo, ma devono essere regolate, far prevalere la parte più nobile, più alta, più spirituale, che è l'intelletto prima di tutto e la volontà in seguito. Grazie. Prego.